Ciao, allora mi sento dire, mi raccomando, non smettere di fare musica, e chi può smettere? E allora ascolta, dire sì, torno in primavera, sono drago e tanti altri titoli di canzoni già depositate da arrangiare o da suonare direttamente in live insieme ad altri musicisti anche da lontano, anche con le nuove formule Zoom, nuove per chi le usa da poco. E noi della mia generazione non siamo stati abituati a usare i social sin dalle scuole, mentre adesso ovviamente i ragazzi attualmente già nelle scuole imparano a usare bene i social e i mezzi, appunto, che poi sono discutibili, nel senso. C'è secondo me un ritorno, per esempio, un desiderio di LP, un desiderio di strumenti acustici. Io faccio parte della generazione, in cui si ascoltava musica di un certo tipo, bella. Io sono stata educata col jazz, col blues, col funky, col rock, con i cantautori italiani e stranieri, cantautrici ovviamente. E quando parlo di musica a 360 gradi con la presenza di tante donne in musica. Io credo di essere una di queste persone, nata donna, che può contribuire, diciamo, con i miei, e posso contribuire con i miei inediti a, in un certo senso, come diceva un mio amico conduttore televisivo, portare avanti una sorta di poesia. Noi cantautori siamo comunque una sorta di poeti. E io poi a volte compongo in inglese, compongo in francese, a volte compongo in una lingua nonsense, come faceva Dario Fo, come ha fatto Celentano, e come avranno fatto sicuramente anche altri. Quindi, che cosa aspetti? Segui Germana Shanti su Spotify e tutti i digital store, segui Germana Sweet Sex, idem, e ascolta anche nel canale Mulla Sol. Inoltre, se sei musicista, donna, uomo, quello che ti pare, vuoi collaborare, possiamo immaginare un live con una collaborazione anche sulle mie nuove song. In ogni caso sono aperta alle collaborazioni con altri autori e bravi musicisti e musiciste.